Benvenuti nel mio ristorante Il Botinero, dove ci sono tantissimi cimeli di grandissimi campioni che mi hanno regalato. Diego per noi è stato quello che ci ha fatto sognare con diventare calciatore, perché noi da bambini lo vedevamo, tutti quelli che volevamo giocare a calcio aspiravamo a vedere Diego da vicino e credo che tutte le emozioni che lui ci ha trasmesso sono state infinite. Diego aveva anche una grande personalità, era un trascinatore. Lui incitava sempre tutti i suoi compagni, erano molto positivo. La garra argentina, come quella che diciamo noi, sapeva trasmettere nel migliore dei modi e per quello ha fatto sempre la differenza. Il mio primo ricordo con Diego è stato aver visto la nazionale argentina vincere il Mondiale 86 in Messico, dove lui fece cose straordinarie. Grandissima emozione per tutto il paese. Poi ho avuto la fortuna di incontrarlo qui a Milano. È stato il mio allenatore in nazionale, però sempre grandi ricordi con Diego. Con Diego c'è un bel ricordo che lui è venuto nel mio ristorante, l'altro, tutta carne argentina, una grande tavolata con tante persone. E siamo rimasti fino alle 5 del mattino a parlare solo di calcio. È stata una notte magica, perché avere Diego insieme a noi che ci racconta tutte le sue esperienze nel calcio è stata una notte che me la ricorderò per sempre. Lui era un appassionato di calcio e gli piaceva parlare di calcio. Quando tu lo incontravi si ricordava di cose che magari nessuno di noi si poteva ricordare. E lui proprio aveva in mente quel momento lì, te lo raccontava come se fosse oggi. Per un calciatore sentire Diego che ti dà delle indicazioni o che ti trasmette tutta quella energia era una cosa straordinaria.